Ed ora torniamo a Bassano perché la città ieri ha riabbracciato la sua Francesca Michelin, la studentessa bassanese protagonista di X Factor. Ieri il concerto in un teatro Remondini strapieno e in tanti non sono neppure riusciti ad entrare. Semplicemente spiazzante. Francesca Michelin, la sedicenne bassanese che ha conquistato la finale di X Factor con il suo timbro originale e la sua timida semplicità, è così. Quando sale sul palco davanti a centinaia di amici, oggi anche suoi fan, la ragazzina all'apparenza insicura si trasforma come se su quel palco ci fosse nata. Travolge ed emoziona sempre Francesca, come ha fatto ieri nel mini concerto che ha chiuso la sua giornata bassanese tra famiglia ed amici. 10 brani tra il repertorio da lei più amato e le canzoni proposte di X Factor. Tutte capaci di strappare l'applauso del numeroso pubblico a Corso Arremondini che ha intonato con lei le note del suo inedito composto da Elisa. Un'emozione grande per Francesca, come il ritorno a casa. È bellissimo cantare nella propria hometown. Perché, cavolo, ti dà un'energia tutta nuova, che in realtà non è nuova, è sempre quella che ti sei che hai lasciato alle spalle prima di intraprendere l'avventura di X Factor, però è sempre fresca, è sempre magica, profumata, è stato bellissimo. Tiene sempre i piedi ben piantati a terra, Francesca, che risponde così quando gli chiediamo cosa potrebbe accadere se vincesse X Factor. Boh. Secondo me Francesca Michelin non credo vincerà X Factor, però comunque io ho sempre molto entusiasmo in quello che faccio, almeno cerco di metterne, perciò non so cosa accadrà, vediamo cosa succederà. Come finirà la sua avventura X Factor lo scopriremo giovedì, ma poco importa. Per Francesca ciò che conta è cantare. Do I fit in? Makes believing it's hard to know how to hear on my own.